Ebbene sì, carnevale ha un significato che è molto poco allegro. Carnem levare, cioè da domani si fa sul serio. Astinenza dalle carni e digiuno. Il martedì grasso chiude il periodo carnascialesco, appunto, e come ci indica in modo perentorio questo prelato, da domani appunto è quaresima, dove è, per il vero fedele, pianto e stridor di denti, per modo di dire. Il carnevale ha origini antichissime, basta pensare alle feste dionisiache greche o ai saturnali romani. E caratteristica del carnevale naturalmente è la maschera, il mascheramento, che ha origini altrettanto antiche, veniva usato dal sacerdote, dallo sciamano, dal santone di turno per isolarsi dal mondo circostante che lo appunto circondava, e per essere da tramite diretto tra la divinità e l'umano. Dalla rappresentazione divina, dalla mediazione divina a quella umana, il passo è breve, forse addirittura è lo stesso. La maschera, che ha anche una valenza funeraria, basta pensare a quello che è impropriamente definita la maschera di Agamennone, ma c'è naturalmente una dimensione in cui la maschera in qualche modo cristallizza dei veri e propri archetipi umani, ed è il teatrino delle marionette. Anche la marionetta ha origini antichissime, basti pensare all'utilizzo di bambole, di fantocci per i culti divinatori, sostanzialmente di predizioni del futuro, che si usavano nell'antichità. Ma da che cosa ha origine la parola marionetta? Molto probabilmente da Marione, Marie di legno, ovvero da una leggenda cristiana che volle più o meno nell'anno 1000 che l'intervento di Maria Santissima salvasse dalle bramosie dei pirati barbareschi un gruppo di vergini veneziane, le cui rappresentazioni, le cui raffigurazioni venivano poi portate in processione a mo' di ringraziamento. Da qui Marione, Marie di legno, marionette. Le marionette hanno una storia narrativa molto antica, dicevamo, si collegano ai culti misterici, ma è soprattutto nell'Europa tardo-medioevale che la narrazione marionettistica assume la prima connotazione, narrazioni legate soprattutto ai racconti della Bibbia e anche, dato il tempo, ai cicli cavallereschi. Ma è soprattutto nel XVI secolo, nel 1500, con la nascita del teatro moderno, che anche il teatro delle marionette in qualche modo segna una svolta decisiva, collegandosi come storytelling al canovaccio della nascente commedia dell'arte. E qui a Bologna, a Palazzo da Via Bargellini, c'è un teatrino di marionette unico in Italia, Marionette Veneziane del 1700, con tutti i principali personaggi della maschera italiana. E siamo all'interno di Palazzo da Via Bargellini, uno storico palazzo di Bologna, con Paolo Cova, storico dell'arte, che ci spiegherà che cos'è questo palazzo, come è nato, chi ci abitava. Allora Gianfranco, per capire le caratteristiche di un palazzo come questo, che è uno dei più belli esempi del periodo barocco di palazzo senatorio, bisogna rendersi conto che Bologna, seconda città dello Stato pontificio, dal 1506 grosso modo fino al 1859, salvo la parentesi napoleonica, ebbe un governo misto. Cosa vuol dire questa cosa? Che la città era governata da un cardinal legato, rappresentante del Papa, e da una camera degli anziani, il Senato degli anziani, di cui i Bargellini erano membri. Quindi le caratteristiche architettoniche, le decorazioni artistiche venivano appositamente pensati per esaltare la famiglia anche sulla base di questo ruolo politico che avevano. I Bargellini erano una delle famiglie maggiormente alleate ai Bentivoglio e acquisirono grande potere soprattutto tra 5 e 600. Tenete presente che nel 1610 Hermes Bargellini riuscì ad acquistare le antiche case torri dei Desideri e a impostare la costruzione di questo nobile palazzo. Nel 1638, dopo 20 anni esatti, finalmente i Bargellini ebbero il permesso di creare un palazzo senza portico, perché il permesso doveva essere richiesto direttamente al Senato. Gli venne concesso e quindi Astorre realizzò la famosa facciata con i due giganti, scolpiti dal Provaglia, insomma, e dal suo allievo Annesini.
Tenete poi presente che le caratteristiche architettoniche sono tipiche della cultura tardo-barocca. Palazzo del Via Bargellini non è solamente importante da un punto di vista storico e architettonico, ma anche per quello che ancora oggi vi è conservato all'interno, l'omonimo museo. Come potete vedere con le opere anche alle mie spalle, il museo risente ancora dell'allestimento originario che il suo ideatore, il conte Francesco Malaguzzi Valeri, diede alla collezione nel 1919, durante una prima apertura, perché fu concepito in quegli anni, ma la definitiva, quindi ha quasi un secolo questo museo, la definitiva apertura si ebbe nel 1924. In questo salone è raccolto, che è il salone principale, sono raccolti un po' i modelli a cui il conte aspirava, i modelli di museo, ovvero sia unì la quaderia, l'importante quaderia dei Bargellini, con opere che vanno dal 300 fino ai primi dell'800, a oggetti di arti applicate che rievocano in fondo una dimora nobiliare del 700. Infatti, se voi percorrete questo museo, vi troverete in mezzo a mobili antichi del 700, a cornici del 700, quindi è un po' la casa, tra virgolette, del 700 bolognese. Qui ci sono alcune delle più importanti maschere italiane che rappresentano davvero un po' gli archetipi del comportamento umano, da Balanzone a Pulcinella, a Colombina, ad Arlecchino. Vuoi indicarci quali sono i principali e quali sono le loro caratteristiche? Allora sì, tenete presente una cosa molto importante, che le grandi famiglie bolognesi possedevano teatrini delle marionette. E quando Malaguzzi Valeri, nel suo sogno di costruzione del museo, volle ritrovare un teatrino con delle marionette, si rivolse al mercato antiquario e lì acquistò uno stock di 74, pensate, marionette veneziane e lo combinò con uno splendido teatro realizzato per la famiglia Albicini, siamo nella, grosso modo, alla metà del 700, dalla famiglia di scenografi, artisti e architetti dei Bibiena. E pensate che è uno dei più importanti d'Italia. Quindi questo teatro bolognese combinato con delle marionette che invece derivano dalla tradizione veneziana. Come dicevi giustamente te, oltre alle damine, che sono anche un modello di riferimento per lo studio dell'abbigliamento, guardate i fiocchi, guardate le meravigliose vesti, insomma, tipiche della tradizione settecentesca, poi passiamo per esempio alle servette. Hai citato Colombina per la tradizione della commedia dell'arte, allo stesso tempo anche i giganti o i servi vestiti alla turca, come era normale nelle famiglie del Settecento. E poi maschere più familiari, più conosciute, dicevamo appunto Ballanzone, ma anche Truffaldino, perché ricordiamoci che qui queste marionette fanno leva sulla tradizione veneta, e poi tante altre, chiaramente, da Pulcinella, le più famose della commedia italiana. Non tutte le marionette, dicevamo, sono qua ne sono esposte circa la metà. Le altre che fine hanno fatto? Le altre sono conservate all'interno del nostro museo e lo stesso discorso può essere fatto per le scenografie del teatro, perché chiaramente questo teatro era concepito per storie diversificate, a volte per gli adulti, a volte per i bambini, e quindi c'erano, insomma, sipari, stage, ambientazioni diversificate che venivano cambiate continuamente, e quindi possediamo veramente un numero importante di queste scenografie dipinte dalla famiglia dei Bibiena, quindi da una delle massime famiglie tra 6 e 700 o che si occupava della creazione, della realizzazione e della decorazione dei grandi teatri. Pensate allo splendido teatro Bibiena di Mantova.
Facciamo una distinzione, perché forse non tutti lo sanno, che le marionette sono quelle mosse dall'alto con i fili, mentre i burattini sono quelli a guanto. Così che mi raccomando, quando portiamo figli o nipoti a un qualche spettacolo, presuntamente per bambini, e dobbiamo dire, molto probabilmente andiamo ad uno spettacolo di burattini, non di marionette, che è più complicato. Però, Paolo, il teatro delle marionette passa nell'immaginario collettivo come un teatro per bambini, ma assolutamente originariamente non era così. Allora, bisogna dire una cosa, che la distinzione tra marionette e burattini è a date alte, a date insomma precoci, era basata su una distinzione socio-economica. I burattini erano legati al popolo, quindi alle feste, sostanzialmente anche le feste religiose. Pensate, qui davanti abbiamo chiaramente il portico dei Servi, quindi nel passato sicuramente ha ospitato teatrini dei burattini, mentre invece le marionette erano caratteristica soprattutto dell'elite nobiliare. E in questo senso effettivamente molto spesso come passatempo, come divertimento, non era orientato solo alla fruizione, al godimento dei bimbi, ma anche degli adulti, quindi con storie legate alla classicità, con pruderie, con vicende che spesso avevano delle ambientazioni suntuarie e meravigliose come quelle che vedi nel nostro teatrino Bibbiena. Una delle caratteristiche, diciamo, di questo teatrino, e questo per me è abbastanza inusuale, è Arlecchino che vola su una scimmia, ha un qualche significato particolare. Ecco, tenete presente che molte di queste maschere, hai fatto un esempio calzante di questa scimmia cavalcata, erano anche legate al divertimento, all'ironia, alle trasformazioni. Alcune hanno la possibilità di essere ribaltate, di far leva sulle metamorfosi, sui mostri, sui nani. Per esempio il cavaliere che vedete lì dietro si ribalta e sotto la veste ha la possibilità di essere trasformato in una sorta di gnomo. Quindi la mutazione, la trasformazione, che poi derivavano dalla grande tradizione classica, pensiamo alle metamorfosi, erano parte integrante anche, ma non solo, dell'ironia e del divertimento di chi assisteva a queste epiche, insomma, rappresentazioni. Ogni regione, quasi ogni provincia, ha una maschera caratteristica. Quella di Bologna è il dottor Balanzone, saggio, o Bologna la saggia, saccente, anche Bologna la grassa, in genere opulente, un po', diciamo, panciuto, qua invece è più magro. Quali sono le caratteristiche caratteriali della maschera bolognese? Allora, nel caso chiaramente di Balanzone, il rapporto è quello con la tradizione dello studium, quindi il contesto universitario, la sapienza, ma anche chiaramente il vizio. E quindi il vizio, come spesso avveniva dell'elite anche dottorale della città, che oltre a passare tempo sui banchi dell'università passava tempo sui banchi delle osterie, alimentandosi e godendo delle prelibatezze della nostra città. Quindi una figura godereccia, una figura spesso e volentieri dalla grande retorica, una figura che chiaramente incarnava la bolognesità, insomma, legata alla sapienza ma anche alla buona cucina, che è una delle nostre eccellenze ormai ben note ovunque. E nella tradizione della commedia dell'arte, ovviamente in questo caso legata a Bergamo e alla sua figura che è Arlecchino, Arlecchino rappresenta il servo scaltro, colui che riesce sempre a risolvere le situazioni, colui che in una sorta quasi di visione donchisciottesca, quindi insomma il Sancho Panza nostrano, è una figura sapiente nonostante non abbia gli strumenti culturali. E molto spesso si inserisce nelle situazioni che coinvolgono i suoi padroni, risolvendole a favore. Quindi è un personaggio legato appunto alla dimensione dei pitocchi, della povertà, della servitù, molto di moda tra 6, 7 e 800, però in realtà è anche un personaggio che ha un personaggio positivo, capace di risolvere le questioni con ingegno e acume tipico della sua figura. Ma forse la maschera che più di ogni altra rappresenta l'italianità, colui che si lamenta sempre ma che alla fine riesce ad adeguarsi, ad adattarsi a tutto, è Pulcinella. Certamente, Pulcinella chiaramente è Napoli, è Napoli Pulcinella, quindi sicuramente una rappresentazione di un'altra tipologia di servo, una tipologia che era molto in voga. E come Arlecchino siamo in una situazione abbastanza simile. Era quel mondo che stava alla base dell'elite, che viveva spesso e volentieri anche di espedienti.
tutti. E appunto nel caso di Pulcinella abbiamo la grande fama del personaggio che si lamenta delle vicissitudini, delle complicazioni dell'esistenza, ma che in un modo o nell'altro la riesce sempre a portare a casa. Quindi insomma, effettivamente è molto l'emblema della nostra italianità, spesso e volentieri, che affrontiamo meglio addirittura i momenti di difficoltà di quelli di quiete, esattamente. Vi abbiamo guidato attraverso l'origine e il significato del carnevale, della maschera, della commedia dell'arte e soprattutto del teatrino delle marionette. Il carnevale è un momento dunque di divertimento in cui il caos prende il sopravvento sull'ordine costituito per un periodo breve, ma naturalmente in modo cialtrone e un po' burlesco. Speriamo di non essere usciti troppo dal seminato, sempre sotto l'occhio vigile del prelato qui raffigurato in questo busto di gesso, e naturalmente ora tuffiamoci nel carnevale prima appunto che sia quaresima.